sono Fabrizio Brancaccio, insegnante di canto dell'Accademia Musicalmente. Per passare un po' di tempo insieme in questo periodo di quarantena, oggi ho deciso di parlarvi della fisiologia dell'apparato fonatorio, lo strumento laringe. Il sistema fonatorio, nel suo insieme, è costituito da una serie di elementi, ognuno con una funzione distinta e ben determinata. Con il termine sistema fonatorio non intendiamo solo l'impianto vocale composto dalla laringe con tutti i suoi muscoli e membrane, ma tutti gli apparati che svolgono una funzione indispensabile per la fonazione. A me piace fare un paragone tra il violinista e il funzionamento del sistema fonatorio. Chi è a produrre il suono nel violino? Bravissimi, le corde. Le corde, ovviamente, per produrre del suono devono vibrare. Chi è che fa vibrare le corde? Ottimo, l'arco. Quest'arco che, sfregando le corde, le pone in vibrazione e si ha la produzione del suono. Ma chi è che muove l'arco per sfregare sulle corde? Il braccio del violinista, ottimo. La stessa configurazione la ritroviamo nel sistema fonatorio. Le corde del violino non sono altro che le corde vocali. L'arco del violinista equivale al fiato nel cantante. Mentre secondo voi, qual è il braccio nel cantante? Il braccio che muove l'arco? Questo ve lo dico io, un po' più difficile, è il diaframma col sostegno dei muscoli addominali, alti, bassi e laterali obliqui. Passiamo adesso a vedere qual è la struttura del sistema fonatorio. Come vediamo da questa immagine, abbiamo una panoramica di quella che è la laringe, che contiene le nostre corde vocali, con le sue cartilagini, i muscoli e le membrane. Le funzioni principali che essa svolge sono ammettere il passaggio dell'aria inspirata ed espirata, consentire l'emissione dei suoni, quindi la fonazione, parlare, cantare, impedire il passaggio del bolo alimentare nelle vie respiratorie durante la deglutizione. La laringe è appesa alla mandibola e di conseguenza al cranio per mezzo dell'osso ioide. Quest'osso ha una forma simile ad un ferro di cavallo e si può palpare al confine tra il collo e la mandibola. La posizione della laringe è ben definita tra le vertebre C3 e C6, ha una posizione più bassa dell'uomo e una posizione più alta nella donna. Nell'immagine successiva possiamo vedere le corde vocali. Sono quattro, due vere e due false. Direte come? Quattro corde vocali? Ebbene sì, le corde vocali sono quattro. Quelle vere sono quelle che vibrano e producono il suono, mentre nella parte superiore troviamo le corde vocali false. Come possiamo vedere da questo video, apprezziamo la vibrazione delle corde vocali vere. Nel video successivo, invece, possiamo valutare le corde vocali false, che sono proprio quelle che vedete vibrare e che coprono la vibrazione delle corde vocali vere. Riconosciamo questa vibrazione quando cantiamo e abbiamo quella sensazione di fastidio in gola, quella sensazione di prurito. La struttura seguente che andremo ad analizzare è la cartilagine tiroidea, è la più grande della laringe. L'angolo della cartilagine tiroidea, che è il punto fisso di unione delle corde vocali, che si chiama anche pomo d'Adamo, può eseguire dei movimenti di rotazione e può anche salire e scendere. Da qui ne determineranno diverse posizioni delle corde vocali e anche allungamenti, accorciamenti stessi della corda e quindi dei suoni con caratteristiche timbriche diverse. La seconda cartilagine più piccola della prima è la cartilagine cricoidea. È la più inferiore della laringe, ha una forma complessa ed è paragonabile ad un anello. La cartilagine cricoidea è unita alla cartilagine tiroidea tramite una membrana che si chiama cricotiroidea. Parliamo ora invece del palato molle, che è situato nella parte superiore in fondo alla nostra bocca. Percorrendo posteriormente il palato duro troveremo l'ugola, da lì ha inizio il palato molle. Il palato molle funziona come una porta che apre e chiude l'entrata dietro la cavità del naso.
L'apertura della parte posteriore del naso è chiamato velo faringeo. Il grado di apertura o di chiusura della porta velofaringea determina il passaggio del suono dalla laringe al naso, alla cavità orale o a entrambi. Il passaggio nasale agisce come uno schermo acustico filtrando l'energia sonora delle altre frequenze. Se il velo faringeo è chiuso, la mia voce andrà solamente in bocca, lo vediamo col colore rosso. Se invece il velo faringeo è aperto, il suono andrà sia nella bocca che nel naso. Un'altra struttura molto importante è la lingua. La muscolatura della lingua è molto complessa. Le fibre muscolari all'interno della lingua vanno in ogni direzione. I movimenti della punta e del centro della lingua possono essere isolati da quelli del dorso e della radice. Possiamo comunque riconoscere delle posizioni ben definite della lingua, che sono una posizione bassa, una posizione media, una posizione alta e anche la lingua compressa quando la spingiamo in avanti. Ricordiamo in tutto ciò che la lingua è ancorata all'osso ioide, il quale a sua volta è attaccato alla laringe. Ne consegue che ognuna delle posizioni elencate può determinare una variazione di altezza con una notevole influenza sulla fonazione e sul risultato acustico. Mantenendo la posizione della lingua bassa, infatti, si incrementano le frequenze basse nella risonanza. Così avviene anche nella lingua compressa, mentre mantenendo la posizione della lingua alta o media, andiamo più ad incrementare le frequenze alte. Parliamo ora delle labbra. I muscoli principali delle labbra sono gli orbicolari, i risori e gli zigomatici. Essi circondano la bocca e servono per tirare su e giù le labbra. Quelli atti ad allargare le labbra invece sono i risori, tirandole leggermente indietro, risori da sorriso. Ed i muscoli degli zigomatici invece servono per sollevare la parte superiore delle labbra, quindi andare a lavorare sugli zigomi. Con la protrusione delle labbra, la lunghezza generale del tratto vocale aumenta. Invece, con l'allargamento delle labbra, la lunghezza del tratto vocale si accorcia. La condizione che rende il tratto vocale più lungo favorisce la risonanza dei suoni bassi. Invece, la condizione che accorcia il tratto vocale favorisce i suoni medi. Ed infine, una delle strutture importanti per la fonazione è la maschera. Sono quelle cavità di risonanza mascellari e frontali in cui il suono trova lo spazio per risuonare e quindi essere amplificato. Percepiamo questi punti di risonanza in maniera diversa rispetto alla nota che andiamo a cantare, che sia una nota grave, media, acuta o anche alla vocale che andiamo a fonare. Questo punto di risonanza variabile prende il nome di punto di Moran. Come potete notare in quest'immagine, la percezione del punto di Moran cambia in base al punto dell'estensione in cui ci troviamo. Conoscere la struttura e il funzionamento dell'apparato fonatorio è molto importante per capire ciò che avviene all'interno del corpo e all'interno della voce. Sviluppare la capacità di autocorreggersi e del pieno controllo della muscolatura, con l'obiettivo di produrre il suono esattamente voluto, intervenendo su di esso prima di iniziare ad eseguirlo. Grazie per l'attenzione, alla prossima. Ciao!